parlando di annessi si parla ovviamente di aree di espansione, quindi di frazioni. Ci sono frazioni nel nostro territorio anche piuttosto come ad alta densità, chiamarle frazioni è quasi riduttivo perché 5-6 mila abitanti ormai tra virgolette fanno concorrenza agli abitanti del centro storico e quindi quali sono diciamo, i progetti o le idee per lo sviluppo di questi territori? Sul piano anche di sviluppo economico, che turismi e quant'altro, ad esempio, ma sempre da una lettura urbanistica. Sì, noi guardiamo un po' come lista una proposta specifica che è quella dei luoghi di vita associata e quindi è stata persa nel piano regolatore un'occasione fondamentale per far sì che tutte quelle costruzioni, quei luoghi realizzati su aree pubbliche per appunto una vita di relazione fra i cittadini possano essere abbelliti, possano essere resi sempre più funzionali. Un'altra cosa importante è guardare alla vocazione dei territori, cioè le frazioni sicuramente hanno un centro vitale dove la gente si incontra, dove fa delle attività, ma la vocazione del territorio è anche prettamente agricola nelle frazioni, per cui torniamo al problema iniziale, la semplificazione. Nell'attuale piano regolatore c'è un repertorio delle tipologie costruttive rurali in fase di approvazione, viene richiamato, ma non esiste ancora. Sulla base di questo si dice chi vuole realizzare un annesso agricolo, una costruzione in ambito rurale, deve sottostare a tutta una serie di minuziose attività sul materiale da utilizzare, sulle distanze, sulla forma. Ecco, secondo noi queste sono sicuramente norme da riscrivere e da lasciare all'autonomia e alla responsabilità dei progettisti e dei proprietari, perché altrimenti la vocazione delle frazioni, che è sostanzialmente agricola, viene totalmente svuotata di significato.